Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve amici amanti dei fornelli, delle padelle e dei coltelli. La trasmissione più culinaria d'Italia. Fiammetta Fadda, la nostra preside di... Oggi l'ho definita così, basta, perché lei è un po' digestisce anche, no? Sì. Riccardo Rossi, ingestibile! Grazie. Scusate, chiedo un attimo di silenzio. Simone, io sto provando una specie di strana sensazione. Dimmi, parlami. Una sensazione come se fossimo tutti quanti più vicini, stretti. Sì. Proprio una cosa di, come di avvicinamento, come di, non so se la provi pure te. Ma sì, perché è un stesso senso. Una specie di senso, sì. Vogliamo provare un sesto zoom, secondo un sesto zoom. Vogliamo provare un attimo pure Chiara Maci. Che Chiara Maci! Si sfida Gaia da Scicli, provincia di Siracusa, detto bene? Ragusa. Provincia di Ragusa, non Siracusa. E Silva dalla provincia di Vicenza. Bene, so già quante volte sbaglierò i nomi oggi, 60. Le sfide sono 4, la prima non dà punti, chi la vince ha una prelazione di scelta sull'ingrediente o sul tema della prova successiva, quindi impegnatevi anche su questa, è veloce, serve a prendere confidenza con la cucina e di manualità. Le faceva mia nonna zucchine farcite, avete già la farce, guarda Riccardo, c'è la nonna Fernanda che lo imbottiva come le zucchine che dovete fare voi, imbottite. Quindi spuntate, scavate e farcite. Sarà premiato chi è più preciso e la fa meglio. Provate. 3 minuti soli però, eh. Via! I macellai sono diventati ricchi con queste... Perché c'è anche chi come te non compra altro che quelle cose lì, c'è anche chi le fa a casa però. Beh, chi le fa a casa proprio non c'ha niente da fare, mettiamola così, ecco. Ma, insomma, cioè, Fiammetta, per esempio, le adora con la zucchina dentro, vegetali, no? Sì, con la zucchina dentro. Diciamo che le hanno avute abbastanza difficili perché le devono scavare così, no? Nel classico antipasto piemontese invece sono tagliate così, riempite, antipasto estivo piemontese. E poi ci sono quelle altre zucchine che non si possono far così, quelle ligure, le trombette, quelle così che sono buonissime. E io devo dirti che, Simone, a un certo punto questo piatto, cioè proprio il piatto del diavolo, perché dici mi sono mangiato due zucchine. Mi mangio due zucchine e dentro a un certo punto un diavolo ha deciso di metterci della salsiccia in purezza. E ti devo dire che effettivamente è diventato un piatto sopraffino che i dietologi sconsigliano, devo dirti, perché uno dice vabbè che mi mangio due zucchine. Sì. Anche perché poi notoriamente si fanno in umido. Esatto, molto buono. Come le fa la Maci? A Bologna si fanno con il macinato di carne tipo ragù proprio, col pomodoro in umido con cipolla e pomodoro. E restano proprio belle, insomma, bagnate, unte. Oppure tu prendi quella bella pagnotta rotonda, la tagli a metà così col braccio, scavi con le scavatoie. Lo fai con qualsiasi cosa. Esatto, quindi metti tutto come fosse una canna d'organo, queste zucchine così. E te ne mangi lo stesso, come fuochi d'artificio per il capodanno. Vabbè. Questo giro giuria serviva a voi per prendere mano e spazio della cucina. Ammazza! Lavori da Annibale, come si chiama? Annibale, bravo, Annibale. Esatto, sì. Bravo, bravo, 50 secondi d'anticipo. Dammi 5. Sicuro? Sì, dai, alla salsiccia. 5 alla salsiccia. Beh, facciamo così però. Ah, certo. Vi può... Ecco, vai. Vabbè. Perché è una sola. Sì, sì, una. Perché mi serve farvi vedere. Però senso, qua... sono piene. Questa è più precisa. Però qui mi ha lasciato molta zucchina. Come? Pieno Così. Questa è la demo.
Sì, quella no. Questa le dimensioni molto... contano. Le dimensioni, quindi fate voi. Ah, vabbè, allora dire. Se per intero... Ma c'è, questa. Cosa? Perché ci voleva... Silva, vince la prima novità. Guarda, ti faccio un regalo, Rick. Gricia. Ecco, sì, oppure basta. Pasta e fagioli. Va bene tutte e due, fai come ti pare, Silva, decidi tu, a me va bene. Dovresti fare comunque come ti pare, non solo... No, però pasta e fagioli. Ok. È la pasta e fagioli il piatto per la prova di abilità. Pasta e fagioli è il piatto dietisticamente perfetto, cioè organoletticamente, a livello di sostanze nutritive, è un piatto unico perfetto. Voi dovete farlo anche buono, un pochino creativo, un po' diverso, personalizzatelo. Per farlo dovete prima fare la spesa. Solo 30 secondi per entrare e uscire dalla dispensa con tutti gli ingredienti da mettere sul tagliere, oppure il campanello servirà per tornare in dispensa a prendere quello che vi manca invece di un aiuto del sottoscritto, che magari è più meglio. Comodo. 30 secondi, via! Pasta e fagioli, come dice bravo, fagioli! I fagioli! Allora, tanto non li cuocete, però mettiamo così, 200 grammi di fagioli secchi, borlotti, messi in ammollo, poi si cambia l'acqua e si fanno cuocere. Da lì, da cotti, prendete tutte le buste di pasta che avete nel cassetto, quindi pasta mista spezzata, 250 grammi, uno spicchio d'aglio, sedano, una corta di cipolla, rosmarino, un peperoncino, tre cucchiai d'olio extravergine, un pezzetto di cotena di prosciutto, brodo vegetale e poi alla fine pecorino. Stop al tempo! E la pasta? Eccola. Col pisciolino. Qua vedo pane e speck. Ah. Tranquilli, 10 minuti, via! Allora. Sì, dimmi tesoro. Dovresti per favore tagliarmi questi a striscioline, dovrebbe sembrare una tagliatella. Okay? Ah, allora li faccio per lungo? Sì. Ma adesso. Ci penso io. Sì. Dimmi che lavoro fai? La mamma di tre figli. Ah, tre? Tre maschi? No, un. Due. Scusa, maschi e una femmina. Mi dici quanti anni hai? 37, tra un po', tra poco. Diciamo. La tengono in freezer, cazzo. Tre figli? Il più grande ha 15 anni, Giacomo. Poi c'è Vittoria, che ne ha 13, quasi. E la Magi ti sta guardando così. È un figlio di 15 e Zeno anni. Ha un anno. Zeno? Zeno, beh sì. Sì. Bello. Allora, raccontaci la ricetta, così io posso capire come posso aiutarti. Sì, allora faccio una crema di fagioli. Usi borlotti? Borlotti, sì, perché dalle mie parti si usano quelli per fare la crema, la pasta ai fagioli. E poi al posto appunto delle tagliatelle ci sarà questa... Ok, io vi dico che la pasta ai fagioli, voi potete elaborarla e modificarla come vi pare, però conosco i tre lì al banco rosso. Sì. E la pasta ai fagioli, anche se voi gliela cambiate, non mettete la pasta, mettete il pesce, però la identificano comunque, presumo, ditemi se sbaglio, giuria, come un piatto tosto di sapore, cioè che ha quello che Fiammetta definisce lo zing. Okay. Quindi se li fai bolliti e se fai carica un pochino la mano sul sapore. Poi ci metto un pesto di piselli sopra. Quindi dolciastro. Sì, per dare e con un po' di zenzero anche dentro ci sarà. Quindi, sottili? Sì, grazie, sottili. Vedi, te li ho aperti così si vengono più lunghi. Sì, grazie. Allora, che facciamo in cucina di là? Ora arrivo da te, Io uso i cannellini, cercherò di insaporire tanto. Ora vengo, Fai fondo di cipolla? Sì. Nessuno di voi mette del piccante? No. Io metto lo zenzero, che è abbastanza piccante, però. Zenzero sì, più che piccante, come si potrebbe definire, Fiammetto? Aromatico. Balsamico, sì. Sì. Un pizzicorino te lo dà. Sì. Guarda che belline, vai. Grazie mille. Attenta al coltello. Grazie. Ciao Gaia. Salve. Che lavoro fai? Io cerco lavoro, però studio. Che studi? Comunicazione e gestione artistico-culturale, questo qual è? Comunicazione e gestione artistico-culturale. Sì, che i mestieri stanno diventando complicatissimi da capire. Sì. Cioè, qual è lo sbocco finale? Fuoco, qual è lo sbocco finale? Sarebbe organizzatrice di eventi, organizzazione museale o gestione di case d'aste, per esempio. Quindi tutto ciò che riguarda comunque l'arte e la cultura. Sei fidanzata? Sì. Con? Ti piace? Mattia, ciao. Ciao Mattia. No. Ho visto un saluto così. Ciao Mattia. Lei? Ce l'ho un saluto. Mattia, ciao. Ce l'ho a casa. Ah, non ne può più. In quel senso. Beh, allora. Dimmi la ricetta, quindi. I fagioli come diventano? Crema? No. Li lascio così, li insaporisco con la pancetta, un po' la di cipolla. La scusa, la pancetta, lo speck. Sì, lo cuocio, adesso lo insaporisco insieme alla cipolla.
e poi lo faccio con un po' di concentrato di pomodoro. Usi il triplo concentrato? Esatto. Per dare il rosso? Per dare un po' di rosso, sì. Dopo averlo sfumato leggermente col vino. E questa è la salsa, i canedri li fai canedri, col pane? Pane, latte, formaggio, pepe nero, sì. Noce moscata, uovo. Ti posso dire una cosa brutta? Sì, no. Siamo a metà gara. Rick. Sì. Aspetta, sì. Facciamo così. Sì. Perché io ho un problema, c'ho l'ansia. Vai. Guarda, te lo dico. Sedano, carote e cipolla tritate finemente con il peperoncino, vanno a farsi stufare, quindi dolcemente in padella in casseruola con l'olio extravergine d'oliva. Poi a metà, quando sono leggermente stufati ma ancora non morbidi, aggiungete l'aglio schiacciato in camicia. Lo tenete lì 2 minuti, lo togliete e aggiungete la cotena del prosciutto, che poi potrebbe essere anche fiocchetto di prosciutto o lardo, un grasso che avete in disposizione a casa. La cotena dà un bel sapore. Fate rosolare il tutto fino a che non si scioglie e aggiungete i fagioli scolati dalla sua acqua di cottura, che è poco digeribile. L'insaporite sale e pepe, mettete il rosmarino in infusione, coprite con il brodo vegetale e fate stracuocere i fagioli. Poi io una piccola parte di questi li frullo e li riaggiungo ai fagioli stessi, così mi danno cremosità e consistenza. All'interno aggiungete l'acqua calda, non salata, e buttate questa pasta mista spezzata con le mani. Non importa il tempo di cottura, mi piace che lo spaghetto sia più morbido e il pezzetto di reginetto o di pennetto o di farfallina sia un pochino più croccante. Quando è tutto al dente aggiungete una valanga di pecorino romano, un filo d'olio e chiudete, lasciate riposare 5 minuti e servite. È il comfort food per eccellenza, povero e ricco di sapore. Ricordiamo che è buona anche fredda. Sì. Anche panata e fritta. Sì, è buona sempre, buona sempre. Chiaramaci. Allora, io faccio un mal tagliato con i fagioli, normalmente con i borlotti, ma si potrebbe fare anche con i cannellini, però fatti a crema, a temperatura ambiente, quindi quasi freddo in realtà. Sì. E mi piace molto la pasta ai fagioli fredda, però con la crema appunto e con sopra dei cubotti di salmone fresco. Dunque, tu la fai come me. Sì, è vero. Però io faccio una cosa che ti piacerà. Dunque, siccome del maiale non si butta via nulla, io praticamente di tutti i pezzi del guanciale che taglio durante l'anno, la cotenna che levo col coltello, quello che faccio, la metto in un sarcofago dentro il frigorifero in attesa di... Quindi cotenna invecchiata, cotenna riserva. Esatto, bravo, cotenna invecchiata, riserva. Però che faccio? Siccome sono carino con le ragazze, quando il piatto, il plateau, è pronto, levo questa specie di verme, perché si messa e diventa un verme un po' così. Ma fa schifo. No, perché sembra veramente un verme, non è bello, non è bello. Ma te ce ne metterai un pezzo così. Ma certo, lungo, mica lo taglio, è tutto lungo con la cotenna, quindi lo levo, lo butto, loro non lo vedono e si mangiano tutto quanto. Perfetto. Se fate lo stesso, sì, che è una buona idea, grazie, passatela, Simo, con una forchetta sulla fiamma dalla parte della cotenna, così eventuale peluria che è presente. Già tutta dei corticais. Sì, ma sulla decortina, sulla cotenna ci sono i peletti, sì, a volte, nel vero salume ci rimangono, quindi se le passi sulla fiamma vanno via. Sbruciacchi tutto, fiammetta fatta. C'è un, per chi volesse sapere, una maniera sconvolgente della pasta, di fare la pasta ai fagioli. Attenzione pubblico. Sconvolgente. No, ma molto, molto, molto buona è la compressione di pasta ai fagioli. Di Massimo Bottura. Ma stiamo parlando di cucina creativa. Okay. Cucina creativa, cucina creativa, però che si potrebbe fare quasi uguale in casa senza gli accorgimenti che fa Massimo. Compressione di pasta e fagioli. Ovvero? In un bicchiere, 5 strati sono. Allora, si comincia con uno strato di pasta e fagioli cotta con le cotiche e anche con un po' di fegato grasso mescolato dentro. Poi, secondo strato è fatto di radicchio passato, cotto al forno con anche un, scusa, al forno, in padella, e poi passato con anche un po' di vino. Terzo strato è di nuovo una pasta ai fagioli frullata, più leggera. Poi c'è un altro strato, e credo che siamo al quarto, che è fatto di una tagliatella fatta con il pane secco e poi sopra un'aria di rosmarino. Aria di rosmarino che si trova solo in certe zone d'Italia. Per dire adesso. E poi bella, bro. Bella. Allora, bimbe. Salve. Gaia, a che punto siamo? Vedo una sorta di fagiola all'uccelletta rifatto allo speck, sì, che accoglierà dei canederli nei prossimi 2 minuti. Sì. 2 minuti soltanto. Sì. 2 minuti. Stanno aspettando. Silva. Sì. Ah, che carini, hai sbollentato quindi il calamaretto. Quello passato nell'acqua fredda.
così si è... Ok. Formata la cottura. Non più, perché mangiano solo un cucchiaio. Ok. La pasta ai fagioli l'hai fatta con i borlotti, ripassati con sedano, carota e cipolla. Sì. Il ginger dove è finito? Qui. Quindi il ginger è nella salsina di piselli che è a temperatura ambiente? Sì. Ok, frullata con... un po' qui. Con delle noci e sale, pepe e un po' d'olio. Ok. Consiglio per entrambe, cosa si mette alla fine sulla pasta ai fagioli? L'olio, un filo d'olio. E il pepe, brava. Sì, il pepe. Mettetelo, perché yes, lo vorranno trovare. Riccardo freme. Sì. Siete stati veloci anche sulla prima sfida, sì, mi sembra... ci siamo anche qua. Tu non li ripassi i canederli, vero? Li fai così. Li butto adesso lì dentro in quello che è rimasto per dare un po' di allora, sapore. Allora il piatto lo appoggiamo? Così lavori meglio. Ecco, e la salsa è bella densa, no? Sì. Con un pochino di acqua di cottura potrebbe esatto, essere più allineata. Brava, brava. Questo è buono oggi. Sì. Sono, Queste non le metto. No, 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 lasciale così. Nei prossimi 20 secondi potresti dirmi se dovessi invitare un personaggio famoso a casa tua, chi inviteresti? La mia passione, Lenny Kravitz. Ah dai, Lenny! Sì! Bella idea! Carina! E poi 5! Mi sa che mangia poco poco, no? 3! Così mangia un cosciotto di sì, tigrotto! Stop! Un cosciotto di tigrotto! Un'altra. Ta-dam! Brave, brave, in tempo! Dai! Tutti sembrano belli, cremosi, davanti al tagliere. Cioè. Ma io all'asilo facevo meno all'asilo. Sì, esatto. Dai. Allora, Gaia ha trasformato la pasta in fagioli, la pasta in canederli, quindi fatti di pane raffermo, pepe per parmigiano e noce moscata, e i fagioli la ripassata dello speck. Molto del nord. Sbrigati. Ottimi. Allora, ovviamente sapore molto montanaro e abbastanza rustico, però sta bene anche così, cioè ha lasciato tutto molto grossolano, tutto dai, è tutto molto buono, buono, buono e anche saporito, brava. Okay. Grazie. Mamma mia, hai fame tu? Mamma mia, per mangiare un canedro l'uno che deve fare. Guarda che è colpa tua, Chiara, avanti. Perché se la sera lo fai mangiare poco? Poi il giorno dopo, è vero. Molto buono. Molto buono, trovo molto buono questo sapore di speck. Il canederlo piccolino e stile Chiaramaci per me va bene così. Non ha niente da dire sul fatto che lei sia ragusana e fa un piatto Alto Tesino. Ma quando va in Alto Adige ti sfonda. L'Alto Adige è così, proprio ti strappa tutte le tue origini e dici usa le nostre. Cioè poi c'è la saudade da... Esatto, da saudade da Alto Adige, esatto. La saudade, dice. Saudade. Sei qui, hanno istituito il Frecciarossa Palermo... Sì. Bolzano. Sì. Bolzano. Sì, il problema sarà un po' il ponte. Triplo concentrato nel fondo, come piace a te, fiammetta. Sì. Beh, è un piatto iper saporito, iper povero. È un piatto quando proprio non hai quasi niente in casa. La pasta ai fagioli, e lo però fai un po' così. Il bello è quello. Dai, d'accordo, sono d'accordo. Questo è più povero perché non c'è neanche la pasta, c'è solo il pan grattato. Sì. È ancora più povero, è proprio disgraziato. È l'economia dell'alta montagna. Esatto. Ha speso tutto nel Frecciarossa. Esatto, sì. Allora, Chiaramaci, scavicchi, perché sotto ci sono quelle che prendono bello, il posto certo della pasta. Questo è il piatto di Silva che ha messo al posto della pasta, ha rifatto la tagliatella fatta di calamaro, scottata appena raffreddata, la crema è fatta con i borlotti anziché i cannellini e poi ha messo questo pestino di piselli profumati al ginger che dovrebbe rinfrescare il tutto. Tre cose splendide perché questo pesto aromatizzato allo zenzero dà effettivamente freschezza ad una pasta ai fagioli che è molto buona, saporita, ottima anche il pepe e l'olio alla fine e carinissima l'idea ovviamente della tagliatella che rimane molto gallosa ovviamente essendo seppia, è molto carina e sicuramente molto buono poi al gusto. Rischiando, e ora lo posso dire,
Silva, di andare anche un po' fuori tema, perché di solito uno vorrebbe trovare la pasta, però rifacendo la forma penso che passi, no, notaio? Sì, passa, sì, sì, passa sicuro. È proprio l'esatto opposto di quello che fai tu. Tu togli quello che hai definito un mezzo coso, lì non vorrei ripeterlo. Sì, si corre il rischio che effettivamente la crema si mangi il pesce. Credo questo. Ma deve essere un putpourri, un mélange, deve essere un equilibrio. Ti piace il totale? Sì, sì, totale, perché lo stai mangiando sì, per la totale, quarta volta. Esatto, totale, mi piace, sì. Ok. E perché ha difficoltà. Che... Guarda, quella classica normale. Sai che dovevamo fare, forse? Mangiare prima quella e poi quell'altra. Più posso dire? Forse, però vabbè. Dai. Comunque ho capito, su. Noi chiediamo proprio di fare delle versioni un po' nuove. È giusto, giusto. Altrimenti quella classica la diamo noi. Lei con tre bambini ha anche il tempo di fare questi piattini. Quando dormono, perché non... Mamma mia. E assaggiano. Mangiano tutto? Tutto. Sì. Anche il bimbo di un anno mangia anche sushi. Che bello. È molto originale l'idea di avere come pasta invece queste tagliatelle di... Calamaro. Di calamaro, queste tagliatelle di calamaro e il fagiolo va benissimo. Per quanto riguarda il piselli, invece la passata dei piselli, si sente poco, mentre secondo me era carina e io, essendoci la passata dei piselli dolce, forse, ed è un po' di zenzero che si sente leggermente, avrei messo del pepe rosa o del pepe di Sichuan per dargli un po' più di carattere. È molto buono. Riccardo, però... potevi portare un po' di... Guarda, purtroppo l'ultimo aereo per Sichuan... Adesso ho trovato a Milano dove lo compro a due spicci. Allora, ai voti, Gaia. Canederli con cannellini ripassati a un'uccelletta del nord, perché c'è lo speck. Per passare a Silva, che ha fatto della pasta il pesce e ha utilizzato i borlotti e una crema di piselli e ginger. Brave, perché i voti sono alti, sì. Altissimi. 14 a 13 per Silva, ha vinto il pesce, un puntissimo solo. Non ti preoccupare, l'unica cosa è che sceglierà lei, ma dopo la pubblicità. A tra poco. Pasta e faccioli, come dice Riccardo Rossi, è stata elaborata in due maniere completamente diverse da Gaia e da Silva. Gaia l'ha fatta con i canederli, Silva l'ha fatta con il pesce e ha vinto Silva per 14 a 13. Quindi sceglie tra ciauscolo, sì, salume spalmabile tipico marchigiano o uova di quaglia per una prova di creatività. Uova di quaglia. Guarda, guarda come stavo col dito. Perché? Ci vedrà che dica uova di caglia e lei dirà carina, piccolina, tipolini, miminini. È la uova di caglia. È la uova di caglia. È la uova di quaglia. È l'uovo di quaglia l'ingrediente base per la prova di creatività. Uova di quaglia, a differenza di quello che pensa Riccardo Rossi, sono carine perché comunque non costano tanto, hanno lo stesso sapore delle uova, possono essere più che altro decorative. Voi dovete renderle principali ingredienti del piatto, perché altrimenti andate fuori tema. Però il resto può essere molto creativo. Per farlo, 30 secondi di spesa, dietro di voi c'è tutto, via! Allora, Gaia esce con filetto di scorfano. Sì, cos'è? Scorfano. Spicchi d'aglio, aceto, pepe, spinacini freschi. Di qua abbiamo il pane grattugiato per friggere come piace a me, tipo giapponese, asparagi bianchi. Cos'è questo? Uno sciottino di vodka? No, è sake. Sake? Sake. Salsa di soia. Di qua, vedete là fuori, riso, cipolla, quanti ingredienti vedo. Mamma mia, stop. Cos'è quello? Salsa tonkatsu. Ok, salsa tonkatsu. Dopo te la spiego, Riccardo. 10 minuti, via! Basta, vai. È tempo, basta. Vai, allora lei fa un piatto ovviamente asiatico. Sì. Ok. Un po' giapponese, diciamo. Vai, che vedo con del ghiaccio. Sì, per poi raffreddare le uova. E le preparo in camicia, poi le voglio friggere e ci faccio anche... Dov'è l'olio caldo che sta per essere bollente per friggere? Vai.
Quindi prima le fa in camicia, poi le passi in questo pane stupendo. Sì. Ora vi parlo di questo pane, ve lo consiglio a tutti. Si trova già pronto, è un pane fresco, grattugiato e essiccato. È a fiocchi e non è destrenizzato, cioè non ha avuto l'effetto della crosta del pane che è già cotta, già zuccherina e quindi poi asciuga. Bensì dà questo volume pazzesco. Si può ottenere frullando il pane in cassetta e passando da un setaccio a casa. Da fresco, se si vuole secco si lascia a temperatura ambiente e si asciuga da solo. Gli asparagi come li usi? Li sbollento con la sacchetta. Li peli? No, uso solo le punte. Quindi lasciali a parte che magari dopo in pausa ci facciamo un risottino. Quale risottino lo facciamo invece? La benso sì, lo facciamo come base di un tortino. Cipolla? Sì. Che ci faccio un soffritto. Con l'aglio? Con l'aglio e la cipolla. Dopodiché taglio i pomodorini e li metto insieme con un po' di pepe nero e pepe rosso, peperoncino e un po' di basilico. Peperoncino e pepe, ok. Il basilico e ci butto dentro il mio filetto di scorfo. Quindi fai una salsina, come faccio prima hai fatto con i fagioli, adesso stai facendo tutto in padella. Mi piacciono le salsine. Perfetto. Il riso farà da companatico, presumo? Il riso va da base. Ok. E poi ti dico che i pomodorini con il coltello a sega non li schiacci, così abbiamo fatto anche lezione. Bravo. Io a casa mia ho due coltelli, uso quelli, non ho tanto scelta. Come quando hai detto, amore, stasera ti preparo una cenetta romantica. No, io le cenette romantiche a lui le preparo io. Ma quella volta che è successo? Allora, dovevamo essere in due, siamo diventati in sei, però con gli ingredienti per due. Ma la cenetta romantica non si invita mai nessuno. Cenetta romantica. Devi spegnere il cellulare, anzi. Il peperoncino nell'olio ti rende meglio. Butto fuori la capsaicina che è liposolubile. Ovetto in camicia, con molta cura. Sì. Com'è questa passione per l'Asia? Perché mi piace la cucina giapponese in genere, io preparo il sushi. Ma io ho letto una cosa sulla tua scheda. Punto debole, uovo in camicia. Sì, infatti, un genio. E appunto, quando ho visto che era... Un genio. L'hai fatto il vortice? Sì, l'ho fatto, però... Sei arrestato, serviva un tornado? Sì, sì. Lo sai che per fare l'uovo in camicia... Ma l'ho già usato. Qua se hai bisogno d'aiuto fai un fischio. Io vado a dare la mia ricetta. Sì, dai. Chiara, dai, inventiamola. Forza. Ha una tartare di mangi. No, ce l'ho. Lei gli piace, mi ha fatto venire in mente lei. Allora, prendete del salmone fresco, visto che piace a Chiara Maci. Lo tagliate a dadini piccoli al coltello. Quindi prima a fettine, poi a striscioline e poi a dadini. Non lo tritate tanto. Lo condite con due gocce di tabasco, sale, pepe, un pochino di erba cipollina o cipollotto fresco, ma pochissimo, deve essere delicato, ginger grattugiato e spremuto così da questo profumo di limone, ma non lo cuoce. Lo lasciate riposare 5 minuti, nel frattempo prendete delle fette di zucchina, le grigliate appena, quindi la tagliate finemente e la grigliate. Lasciatela anche semicotta, che dà un po' di croccantezza. Prendete delle polpettine di salmone, le mettete al centro della zucchina rotolandola intorno, in modo che la zucchina sia appena più alta del salmone, e sopra ci mettete l'ovetto di quaglia all'ostrica, quindi crudo condito con il pepe nero grattugiato. Sotto c'è il piccante del tabasco, mangiato in un sol boccone, è pazzesco. Allora, Maci, uova di quaglia. Io pensavo anche ad una mini tartare di manzo. Questa è proprio da blog. Sì, una tartarina piccolina di manzo con sotto, sempre nel coppapasta, un couscous bianco freddo e poi sopra l'uovo di quaglia, anche perché avendo lo stesso crudo, gusto... Crudo, cotto. Io lo farei cotto, però. Cotto, sì. Quindi al tegamino e poi sì, si coppa. Sì, al tegamino proprio così, anche da vedere, sarebbe bellissimo. È comodo per fare proprio le mini porzioni, finger food, queste cose qui. Poi buono. Uovo di quaglia, uno degli... Vai, no, ti ascolto no. Mentre vai, sentiamo cosa c'è. Io ti do una che ti piacerebbe un sacco. Okay. Dimmi, mi cara. Mi fai le uova in camicia? La vedevo che c'era la richiesta. Ah, ma l'hai buttato così, a pezzettoni? Ho fatto l'altro. Sì, perché okay. Poi faccio la torre. Vai, Rick. Allora, no, adesso volevo dirti una cosa dell'uovo in camicia. Vai, allora, intanto abbassiamo la fiamma, non deve bollire troppo. Mettiamo un pochino di aceto. Allora, e un pizzico l'altro di sale. Giorno, non mi chiedere perché, ho fatto un uovo in camicia dentro casa mia. Allora... Prima dentro cosa, casa tua. Ho preso l'acqua, ci ho messo l'aceto, ho alzato la fiamma, quando ha cominciato a bollire l'ho abbassata. Sì, e che ora era? Tu guardavi la TV? Niente, sì, ho fatto molto lentamente tutto. Ho creato il vortice, creando il vortice tutta l'acqua è uscita dalla pentola. Ergo... Quando ho tirato giù l'uovo è diventato un occhio di bue, perfetto però, perfetto, era perfetto. Fiammetta, mi dici qualcosa anche tu sull'ovetto?
Beh, che un ovetto di quaglia, che è una cosa soprattutto molto decorativa, potrebbe in monoporzione essere al centro di una tortina pasqualina monoporzione. Ah, al minuscolo. Centro, okay. Molto minuscolo, shot. Piccolo, così, monoporzione. Sì. Oppure, volendo andare nelle cose eleganti, nel soufflé Rothschild, che è un soufflé dove le uova dentro restano crude, anziché un solo tuorlo, averne una serie di piccoli. Quindi un soufflé dove i tuorli dentro restano liquidi. Ma dimmi una cosa, Simo, l'uovo di quaglia difficile. Costa un boato? No. Assolutamente che no. Che ne sai tu adesso? Ma sei pure i prezzi delle uova di qua? No. Sai che se li fai bolliti, sì. No? Poi li raffreddi, si sgusciano bene, li tagli in due, sì. E fai dei piccoli finger food mettendoci, che ne so, la salsa verde, l'acciughetta, ma il mi ricordo la una sera ne ho mangiati 100 in una terrazza romana, mi ricordo perfettamente, sì. 100. Ma perché erano tutti i piccolini messi così? Ho detto, chissà chi li ha fatti, mi sono chiesto. Sai che a Barcellona sono rimasto... tipo come un bambino davanti al negozio di giocattoli sotto Natale. Ti bastano due? Tre? Mazza che aiuto, eh? C'è un mercato sulle Ramblas dove c'è un negozio che vende soltanto uova, dalla quaglia allo struzzo. Oca. Allo struzzo, esatto. Oca. L'uovo d'oca. E poi c'è un allevatore di galline che fa delle uova squisite qui in Italia. Paolo Parisi, ciao. Paolo Parisi, lo ciao. Lo adoro, mio amico super. Che dà da mangiare latte di capra alle sue galline. Qui sono delle piccole mozzarelle le uova. Fammi capire. Latte di capra poi. Il latte di capra che mangia le ovoline. Che bagna ovoline, il mangime appunto. Delle galline. Sì. Crea, sto parlando perché il tempo è finito, sì. Adesso, così lo finiscono il piatto. Crea una parte proteica in più nel tuorlo d'uova. Fra l'altro, quelle uova lì, il tuorlo, se lo sbatti un attimo con l'olio, fai una maionese praticamente istantanea. Regge molto l'ossigeno all'interno. Sono pazzesche, sono la cosa più buona che ci sia. Okay. Bimbe! Non è presentazione. Mamma, ho fame. Togliamo mamma, minuto. Mamma, mamma. Non ce lo mettere questo. No, metti le uova. Cosa stai facendo? Ti ammetto, si sta seccando. Esatto, anch'io. Dai. Stava bene perché col verde spiccava di più l'uovo. No, ma sì, non è presentazione. Non è presentazione. E dava croccantezza. Il tempo non è un concetto astratto. È un relativo. Cronometro che scorre davanti a me. Sono stato buono. Vi tolgo un minuto dopo. Ok, bravo. Non posso, è la legge di cuoche fiamme. Poi Fiammetta si arrabbia con me. Esatto. Mi prende in camerino e mi fa. Scorfano in padella leggermente piccante con il pomodorino datterino, uovo in camicia sopra e fortunatamente, secondo me, è sparito la foglia di spinacio crudo. Ok. Beh, qui c'è la meraviglia ovviamente dell'uovo che piccolo o grande, sicuramente piccolo è scenografico in un timballo come questo, in un tortino come questo, però c'è ovviamente il tuorlo che dà quella cremosità che avvolge tutto. Si sente molto bene il pesce e c'è anche una croccantezza giusta data dal riso che è ben sgranato. Brava. Posso fare una cosa? Prego, prego. Magari. Ecco, bravo. Così è giusto? Un boccone. No, un boccone. Un po' di riso anche. Rice. Where is the rice, please? Allora, mangiamo. Questo. C'è il peperoncino anche, no? L'hai messo? È un po' tutto slegato, però, ti devo dire, Simo. Secondo me. Cioè, non è un risotto, Ricche. Sì, lo so. E fa da pane sotto. Dici che la salsina non ha attecchito sopra... Cioè. Sì, cioè il pesce ha adagiato sul pezzo di pesce. Il pesce ha adagiato sul pezzo di l'uovo, pesce? No, scusa, l'uovo volevo dire. L'uovo. L'uovo di quaglia è appoggiato, non, secondo me non lega. Sì. Non ti convince? No. Per lui è già troppo difficile, capisci? Un po' sì. Per lui lega solo col maiale l'uovo. Thank you.
devo dire che concordo questa volta, nel senso che manca di sapore. Allora, il riso, anche se sia bene sgranato, secondo me andava compattato di più e magari un po' scottato, tipo polpetta, in maniera da dare un pochino di croccantezza a questo piatto. Il pesce, anche lui, è molto neutro, non si avverte. L'uovo amalgama un po', ma non arriva. E manca anche il condimento, peperoncino, pepe. Dovevi più strong, sprint, perché il pane gli toglie. Sprint, così. Sì, di solito quello che stava cercando, cioè te lo traduco un po' in semplicità. Vabbè. Con il riso così di solito si aggiungono sapori forti perché il riso deve essere condito da quello che metti sopra. Questo invece ha un nome, il piatto? È un prato fiorito. Sono venuto anche bene. Sì. L'hai passato solo nel pane o prima nell'uovo sbattuto? Prima nell'uovo sbattuto. Infatti l'ovetto è venuto molto bene perché è croccante al punto giusto, però all'interno ti dà comunque sempre quel... è ancora sciolto ovviamente il tuorlo, quindi è molto buono. E mi piace molto l'asparago bianco usato così, molto croccante. Non ho mangiato il fiore, ma... il fiore lo mangia Riccardo. Come lo cuoci? Esatto, te lo lascio. Allora, sono edibili, eh? Sì. Sì, lo so, lo so. Io prendo pure l'insalata. Molto buono anche perché io qui ho sentito l'uovo che va molto bene infatti con l'asparagio, all'insalata gli dà quel wash off che pulisce la bocca, che mi piace molto quando mangio un plateau. Ricordiamo il tema erano l'uovo uova, di quaglia, ma di quaglia, eh? Esatto. Ci spieghi la salsa? È una salsa di verdure e frutta giapponese. La usano appunto per il fritto, in genere la fanno con il maiale fritto, fritto in quel pane, il panko, e ci dà un buon sapore, la sgrassa un po' in effetti. Betta, mi fai sempre impressione quando mangi i fiori. Ma quando sono edibili? Sì, quando mandate i fiori a Fiammetta, raccomandatevi che siano edibili. Non si sa mai. Mandate anche una baguette insieme. Molto buono, molto originale. La frittura dell'uovo con questa panatura che è una delle mie preferite e che consiglio a tutti di adottare, magari facendosela in casa. Poi c'è l'amarognolo del fiore, che contrasta molto bene con la dolcezza dell'asparago e l'insalatina. Bene, bene. Pennarelli. Gaia, Celeste. Riso basmati con scorfano ripassato in padella con pomodorini leggermente piccanti e l'ovetto di quaglia era stato fatto in camicia e posto sopra. Per poi passare al giardino fiorito, prato fiorito, con asparagi di Bassano, uovo di quaglia in camicia e poi fatto in fritto e fiori. Ti è piaciuto questo piatto, il prato fiorito? 15-8 per Silva! 29-21! Sono tanti, ma non sono tanti, nel senso che potrebbero essere ribaltati tranquillamente con la prova di presentazione. Sì. Tartine dolci... o pinsimonio, aspetta, ti faccio questa premessa, non lo mangeranno, deve essere apprezzato visivamente, deve avere una sorta di struttura, deve essere bello, pulito, preciso, la scelta del piatto, quindi pensa a quello che puoi fare più bello, non più buono. Mm-hmm. Tartine dolci. Tartine dolci. Gustano anche a lei. Sono le tartine dolci l'ingrediente principale, anzi il piatto per la prova di presentazione. Qua niente spesa, tutti gli ingredienti possibili per fare le tartine dolci sono davanti a voi, diversi tipi di biscotti, del pane dolce nero, pan di Spagna al cacao, varie salse, avete un po' di tutto, dovete farlo... Bello. Brava, bello. La scelta del piatto è fondamentale, la pulizia, quindi preparate sul tagliere e poi impiattate. 6 minuti perché uno ve lo siete giocati prima. Via! Tartine dolci non capisco che vuol dire, cioè fette biscottate con la marmellata? Quella è la base. Ecco appunto.
si possono anche elaborare e fare più carine, più creative. Tipo? Tipo, a me piace riciclare perché spesso capita che mi dimentico di fare la spesa, per cui mi avanzano cose, no? In una bacinella secondo me ti viene meglio. Sì, hai ragione anche tu. Quindi sbricioli? Sbricioli, le unisco col burro fuso, sono due. E faccio tipo dei biscotti. Che cambiano, senza bacinella. E quindi li sbricioli che ci metti? Il burro fuso sopra li distingo con delle creme, ne faccio due tipi e ci gioco. Quindi fai, diciamo, la stessa cosa che si fa per la base del cheesecake. Esatto. Posso? Ammazza, che genio che sei! Ammazza! Grazie. Ah, li frulli? Sì. Ma scusa, ma... Ma Elsa Poppy! Con il mixer... Ah, burro fuso, ok. Sì, mano. Ecco. Vai, vai. È poco il burro. Sì. Ti serve il burro? Serve il burro? No, grazie. Vai, sciogli. Microwave, microwave. È morbido, è morbido. Ah. Con le mani, con le mani. Sì, sono ancora un po' troppo grossolato. Gli sto antipatico. Cioè. No, sì. Non è vero. È che no, ma pure Fiammetta l'ha detto prima. Che sto, sono antipatico. Fiammetta ha detto, secondo me, Simone sta antipatico. Allora? Io faccio finta siano delle tartine salate e provo a farle come in un buffet, un finger food. Ah, ho capito, fregami piano. Che ci metti sopra? Ci metto della mascarpone e poi della marmellata e del cioccolato fuso e qualche ciliegina per decorarle. Consiglio. Sì? Visto che c'è una stellina come collana bellissima, sì. E ha fatto le stelline, falla precisa pulisco, come la collana. Sì. Brava. Grazie. Prego. Allora Simone, sentiamo prima la cosa più stupida, te lo dico proprio tranquillamente così non hai aspettative, ti dico subito la mia. Quando ero piccolo, mia madre una mattina mi disse, Riccardo, c'è una grande novità. Dico, dimmi che è successo. Le fette biscottate rotonde. Rotonde. Allora ho detto proviamo, vediamo che succede. Però c'era questa istruzione su questo barattolo, questo cilindro rotondo di carta che diceva mi raccomando quando spalmate il burro mettetene una sopra l'altra se no si rompono. E lì uno impara questa cosa che ti serve tutta la vita. Ecco perché da quel momento per me la tartina dolce preferita è una fetta biscottata con la variante rotonda o quadrata, poi questo chiamiamolo velo di burro, io direi uno strato di un centimetro di burro, e poi diciamo un altro doppio strato di marmellata di confiture, molto buona, solo albicocca si sa, solo albicocca, le altre non sono, e te ne mangi così una. Questo penso che lo faccia qualsiasi italiano. Ecco, e quindi ci siamo capiti, la puntata finisce qua. Potrebbe essere anche una base di frolla con sopra una crema pasticcera delle fragole. Potrebbe essere una cialdina fatta con 100 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di albume, 100 grammi di burro, 100 grammi di farina, impastati, cotti nel forno per 5 minuti, poi piegate a cialdine. Dentro ci metti il mascarpone, il formaggio fresco spalmabile. Hai già perso l'autobus così, eh? No, ci vuole un attimo. Però perdi la donna se gli fai le fette biscottate così. Era per andare a scuola, non pensavo a quelle cose, ok? Per andare a scuola. A italiano se andrei a fare delle lezioni. Vabbè, sì, pensate, te lo senti dire io. Dai, Chiara Maci, piccolina, dai, tartine. Beh, potrebbe essere, però, effettivamente, come diceva lei, riciclo. Si potrebbe usare panettone, pandoro quando avanzano, oppure la torta, quando magari ti rimane qualche fetta, e tagliarle con il coppapasta e fare delle tartine con, appunto, una base diversa. E con sopra creme frutta fresca, oppure anche utilizzare, non so, per contrastare il colore, il temacia per farle verdi, magari e lavorare la ricotta o una crema pasticcera anche, almeno varia anche nel colore e poi nell'abbinamento. Oramai lo conosci anche tu. Se te di Chiaramaci, temacia. Senti, se devo parlare di tartine dolci o parlo di tartine casalinghe, cioè davvero come dice lui, un buon biscotto con, non biscotto, anche fetta biscottata che è molto più sana.
con sopra un po' di marmellata, se uno è adulto, magari l'aranco. Farei sì, d'arancio amaro, che mi sembra del così. By appointment. Oppure mi piacciono molto queste nuove tartine, un po' cake design, ma non ancora cake design, che hanno queste forme molto divertenti e quindi stanno un po', e poi sono colorate, e stanno un po' a metà tra la pasticceria e invece la manualità creativa di qualsiasi tipo, cioè è un sostituto dell'uncinetto. Ah, ok, quando, ok. Tipo un nuovo pass, un nuovo hobby. Sì, un nuovo hobby. Anche se non si mangiano. Io vi dico che tra 15 secondi vengo a prendere il piatto e vi dico che io sono cresciuto alla tartina dolce più semplice del mondo. Pane tostato, burro e zucchero. Ah, bravo. Si vede anche il risultato, no? Bravo. 3, 2, 1, stop! Piatti sull'alzata, grazie. Ah, carino, ha fatto il filotto. E viva la semplicità. Chiara, mi passi un pennarello, per favore? Pubblicità. Dai. Bentornati a Cuoche e Fiamme. Si continua. Bella sfida, 29 Silva, 21 Gaia. Il tema ultimo della nostra prova classica, che è di presentazione, quindi non si mangia ma si guarda, elaborato da Gaia sul tema tartine dolci di qualsiasi genere. Lei ha fatto un filotto rielaborando due tipi di biscotti secchi sbriciolati e rimpastati con un budino e una crema al cioccolato. Ok. Allora, al di là delle tartine che le hai fatte molto bene, sono precise, anche la base di biscotto comunque è fatta bene ed è precisa, vabbè qui ci sarà una piccola imprecisione ma è comunque carina. È carino l'idea del gioco che hai creato, quindi questo tris che dà comunque movimento al piatto e dà anche voglia di giocare. Molto bello, vedi, con la semplicità alla fine di quattro righe. Sì, secondo me hai fatto una cosa molto bella, anche questa carambola che sta benissimo e il piatto assolutamente giusto. Brava. Devo dire, anch'io sono sorpreso perché è la prima volta che vediamo il gioco del filetto con questi piccoli spot. È la seconda, l'ho fatto una volta. Nella puntata sì. 1200. L'ho rimossa. Il piatto di Ardesia. L'ho rimossa, molto carino. Le tartelette sono leggermente imprecise ma fanno molto, molta gola. E quindi io dico ok a questo piatto, yes. Grazie. Ovviamente è pulito, come vedi. Molto pulito, anche come colori molto centrato, perché c'è questo leggero viola, questo verdino e questo beige. Una presentazione geometrica e razionale per un istinto un po' irrazionale che è quello di mangiarsi i dolci. Sì. Fuochi d'artificio. Qua ci sono ha un nome? Mazza. Ma fuochi d'artificio va benissimo. Ok. Stelline farcite con confettura, tipo delle mini sucker. È davvero molto d'effetto anche questo, perché intanto hai scelto di portare avanti questa stella, quindi sia qui piccolina di zucchero, sia nella tartina che sotto, sempre nella carambola e poi nella decorazione sopra. Che ma la carambola è il nome dell'oggetto, del frutto? Frutto, quella stella. Ed effettivamente l'hai portato avanti benissimo, hai scelto il piatto giusto, sembra un'esplosione, quindi anche qui c'è movimento al piatto per assurdo ed è molto bello, fatto benissimo. Amici di Cuoche e Fiamme, zoomolo qui sopra, perché per una volta la famosa pennellata, la strisciata che io odio, qui serve al plateau, perché dà appunto la dinamica, come dell'esplosione. Questi è ritornato sono, in modalità italiano. Esatto, qua sono fuochi d'artificio che vabbè, lei ama il Giappone, ma in Cina lo sappiamo, li sanno fare, quindi stiamo là alla fine. No. E quindi questi tre cosi sono perfetti. Facciamo notare anche il colore, che guarda caso, bianco, rosso, verde. Yes, we like. Allora sono fatti a Napoli. Esatto, in quel caso, esatto. Beh, esattamente quello che dicevo io prima, nel senso di fare questi dolci che sono un po' a metà tra la pasticceria e la manualità creativa. Può essere anche un fiore, a me sembra un po' cinese. Più che napoletano, un po' cinese, è il giorno della festa del dragone. L'anno del e dragone. Quindi
Sì. L'anno del dragone, che credo sia quest'anno. Sì, quest'anno esattamente. Che credo sia quest'anno, e quindi lo festeggiamo e i sapori sono gradevolmente diversi. China. Bene. Jingle. Voti. Votiamo prima. C'è questo. Un kit di cuochi e fiamme in palio pieno di attrezzini non cinesi ma italianissimi, con pentole, ghise, pentolini, spatole, teglie da forno. Tutto c'è. Questo era il patto di Gaia e questo qui è il fuoco d'artificio tricolore. Ila, siete state brave in questa prova, sì. Anzi, siete state bravissime, perché avete fatto un doppio unplay in 15 pari. Vince Silva per 44 a 36. Ti do un bacetto, pochino, perché i siciliani sono gelosi. Ti porti a casa un mega kit di cuochi e fiamme con tutto quello che vi ho detto prima. Venite insieme a me, così vi presento i tre che vi hanno giudicati, come tre sono i fuochi d'artificio del piatto che ha vinto. Voi domani anche sapate? La 7D? Bravi, cuochi e fiamme, anche domani, siete con noi. Tre ore con sto bacio. Bravissima in questo momento. Andiamo subito, ok, forza. Ta-ta. 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 Tanto non vince. Ma hai fregato? Sì. Oh, no. No. Ah, panna cotta. Eh sì, è matto. Forza. Ah sì, ma bravo. Ciao.